Parte oggi la campagna referendaria del Comitato del No Aretino, coordinato a livello provinciale da Federico Scapecchi di Forza Italia. Il primo incontro pubblico ospiterà il leader nazionale del Comitato per il No alla riforma costituzionale, Annibale Marini. Il nostro no non è dovuto solo al fatto che la riforma è proposta dal governo Renzi, che già di per sé basterebbe visto che è un governo non eletto, non voluto dai cittadini, ma entriamo nel merito delle questioni proprio. Noi crediamo che una riforma non vada fatta per forza, vada fatta se migliora. Questa riforma non migliora, peggiora quello che lo Stato dà ai cittadini, peggiora quello che è il Senato, che diventa una sorta di scampagnata per sindaci e consiglieri regionali, però rimane un organo molto decisivo perché ad esempio deciderà sui trattati europei, sappiamo che è un momento cruciale per l'Europa, insomma, quindi decidere sull'Europa non è proprio una cosa che va in fondo all'ordine del giorno, però ecco, meglio di noi saprà spiegarlo il professor Annibale Marini, già presidente della Corte Costituzionale e presidente del Comitato per il No nazionale contro la riforma del governo Renzi, che sarà ad Arezzo il 21 ottobre, venerdì alle 17.30 all'Hotel Continentale. Noi abbiamo già fondato diversi comitati, ho l'onore e l'onore di presiedere il coordinamento provinciale dei comitati per il no e saremo presenti ad Arezzo ad esempio tutti i sabati mattina al mercato settimanale di Agiotto, in centro il sabato pomeriggio, più faremo delle iniziative, appunto ad Arezzo la prima è questa del 21 ottobre, ma anche in provincia, erano presenti i rappresentanti ad esempio di San Sepolcro, di Civitella in Valdichiana, faremo sicuramente iniziative per far conoscere ai cittadini le vere ragioni tecniche del no, non solo quelle politiche. Ecco, quali rischi per gli enti locali con questa riforma costituzionale? Lei ha parlato anche di sanità durante la conferenza. Pensiamo al patrimonio culturale, può interessare una città come Arezzo. Beh, la valorizzazione è dello Stato centrale, quindi del Parlamento e del Governo. La valorizzazione, invece, devono farla poi promozione e valorizzazione le regioni. Allora, che vuol dire promozione e valorizzazione? Cioè uno deve fare la promozione e l'altra valorizzazione. Ci saranno conflitti. In materia sanitaria è chiaro che lo Stato deve mantenere alcune competenze e le mantiene, ma poi le regioni intervengono in maniera autonoma sulle competenze esclusive. Ci saranno dei conflitti. Così come si dice che il Senato non dovrà avere più competenze, ma per esempio sulle esposizioni generali e comuni che riguardano tutti gli enti territoriali interverrà. È chiaro che interverrà il Senato, che non sarà più eletto dai cittadini, ma che sarà fatto da consiglieri regionali e da sindaci. Quindi ci sarà una serie di effetti. Riguardano la vita dei cittadini, che riguarderanno gli assetti sulla sanità, sull'urbanistica, su tutte quelle che sono competenze delle regioni che in qualche modo poi possono essere rimesse in gioco nel rapporto con lo Stato centrale. Questioni che purtroppo non sono parte del dibattito, perché si parla a vanvera e si dice abbiamo semplificato, abbiamo fatto qui, ma non si dice concretamente ciò che verrà fatto e ciò quali saranno le conseguenze. Non si può dire che viene semplificata la vita dei cittadini, non è vero, delle istituzioni viene complicata e quindi su questi temi noi vogliamo parlare il 21 e far capire ai cittadini che questa riforma cadrà sulle loro spalle ed è una riforma che complicherà i rapporti fra Stato e Regione, che complicherà i procedimenti legislativi, che renderà sempre più difficile la comprensione delle leggi. E poi, scusate, lo dico, se c'è tempo, se mi fate passare, non lo so, bene, visto che parla solo Renzi di televisione del Sì e parlano solo loro, bene, una cosa fondamentale. Il ministro Boschi, che ha fatto sta legge, forse non aveva proprio le competenze specifiche per fare la riforma costituzionale, una riforma, non una mera revisione, una riforma 47 articoli della Carta, bene, l'ha fatto con una maggioranza in Parlamento, ma l'ha fatto con un Parlamento che è stato dichiarato, compreso il ministro Boschi, che è stato eletto grazie al premio di maggioranza del Porcellum, con una legge elettorale dichiarata incostituzionale. La Corte ha detto sì, possono continuare per il principio di continuità dello Stato, continuano, ma questi già erano stati eletti in una legge incostituzionale e riformano 47 articoli della Costituzione. In genere in questi casi si fa un'assemblea costituente, se voglio riformare così profondamente la Corte, la Carta, e a quel punto i cittadini sono chiamati a eleggere i loro rappresentanti, i migliori rappresentanti, quelli più qualificati per poter fare una riforma costituzionale. Perché quando nel 48 è stata fatta la riforma c'era un'assemblea costituente, se uno va a guardare i dibattiti di quel tempo si vede le personalità che hanno dibattuto su quei temi, le migliori personalità del paese. In questo momento non mi sembra che le migliori personalità abbiano deciso il nostro destino nel futuro. Attenzione, il nostro destino anche delle autonomie locali nel futuro, dei cittadini, ricadrà su di voi. Votare sì significa fare in modo che si complichi sempre di più la vita istituzionale, che sempre di più il rapporto fra cittadini e Stato, regioni e istituzioni sia sempre più distante.